Ciao a tutti amici sportivi, ennesimo incontro settimanale per Quasi Goal. Siamo arrivati alla prima di campionato per quanto concerne il 2015, settimana che prevedeva già una partitissima per quanto concerne la Serie C1 Girone A, un derbissimo tra Cardano 91 e Laveno. Nulla da fare per gli amici del Laveno, Cardano troppo forte. Per cui un risultato positivissimo per quanto concerne il Cardano 91, 8 a 2 il risultato finale. D'altro canto il Cardano 91 è la terza forza di questo girone, sta facendo un campionato veramente di uno spessore notevole. Nulla da fare neanche per l'altra nostra squadra, il Carioca, sempre di Cardano, che se la vedeva fuori casa con Pavia. Una partita che il risultato parla chiaro, 4-0 per il Pavia, troppo forti i pavesi per i cardanesi. Pavia è una squadra che può ambire tranquillamente al salto di categoria, capoluogo di provincia, lo ricordiamo, tripletta di Marrone, una società ben gestita ormai da anni dal presidente Elio Argesi, al direttore sportivo Andrea Colombo. Giocatori di qualità, organizzazione di livello e non a caso sono ancora per l'ennesima volta secondi in classifica e penso faranno un girone di ritorno sicuramente di un livello molto alto. Completiamo, come abbiamo sempre detto, seguiamo anche il kick-off di Legnano che se la vedeva con la prima della classe, ovvero il Bergamo Calcio a 5. I legnanesi hanno tenuto veramente colpo su colpo fino alla fine del primo tempo, dopodiché i valori in campo sono venuti fuori fino in fondo e il risultato finale Bergamo batte Kick-Off Legnano 10-6. Una bella prestazione per i ragazzi legnanesi, ma in questo momento il Bergamo è veramente un rullo compressore. Pensate che ha perso solo una partita, come del resto anche il Pavia. Per cui è una squadra che sicuramente se la giocherà fino in fondo, penso che quest'anno ambiscono veramente al salto di categoria. Laveno non è partito molto bene, in questo 2015 sarà un anno difficilissimo, pensiamo a una salvezza sofferta, però ci sono tutte le carte in regola, è arrivato, ricordiamo, anche Patrick Luminoso da Carioca, quindi un giocatore molto importante con tante esperienze e qualità. Sono sicuro che già da questa settimana il Laveno farà di tutto per tornare a vincere e portarsi a ridosso sempre dei cugini legnanesi. Queste sono le squadre che poi alla fine si giocheranno la salvezza o meno. Passiamo alla Serie C2 che questa settimana metteva di fronte subito due squadre fortissime come l'LS Gallarate e il Varese Calcio 5. Agemonio, grande partita, dalle grandi emozioni, colpo su colpo, risultato finale, LS Gallarate batte Varese Calcio 5 2-1. Una partita intensissima, il Varese aveva qualche giocatore out. Però si sa, queste sono partite che colpo su colpo le vinci a volte con degli episodi a favore o contro. Segnaliamo che i ragazzi di Giannone già l'andata avevano vinto 8-0, per il momento stanno al secondo posto a un punto dall'Axi Milano, all'Aurora Milano, scusate, che è uno squadrone perché nelle proprie file giocano giocatori di talento con grandissima esperienza che hanno calcato addirittura la Serie A del Calcio 5. Terza forza in campo con una bella prestazione i Soccer Boys che hanno impattato con l'Imun Calcio 5 2-2, i ragazzi di Turbigo sono in questo momento una delle squadre rivelazioni di questo campionato. Mister Gattoni con l'esperienza che ha acquisito negli altri riesce sempre a tirare fuori il meglio da una squadra che a livello di qualità non eccelle, però poi in campo hanno voglia, peso, lottano e non a caso sono
la terza forza di questo campionato insieme al Varese Calcio 5. Gli amici della Fortezza impattano con Basilio Milano 3, 4-4. Questo è un campionato veramente difficile, con dei risultati molto altalenanti a seconda della settimana. Una settimana la Fortezza vince facile facile, poi impatta. Insomma, i valori cambiano di settimana in settimana. Completiamo questa nostra settimana dedicata al calcio 5 con la Serie D, serie satellite per quanto concerne il calcio 5. Qua in questo girone A abbiamo delle squadre della nostra provincia. La meglio piazzata in questo momento è il Giardino Danzante, ma andiamo a dire i risultati. Accademia di Varese se la vedeva con l'Amo Sportiva, quindi un derby, tutto varesotto, 3-3 il risultato finale. Una piccola boccata d'ossigeno all'Accademia di Varese, che veniva da un periodo non facile, non bello. Quindi abbiamo Giardino Danzante quarta in classifica, Accademia di Varese quinta. Dopodiché il Real Sesto. Real Sesto, l'abbiamo detto più volte, è una squadra non facile da gestire, che però se la mettono sul piano fisico diventa veramente difficile per tutti batterla. Difatti nel derby col Mazzo di Ro è finita 7-9 per i rodensi. Dopodiché Aurora Nuova Futsal 2-8, Accademia Varese Amor Sportiva 3-3, Solaro Giardino Danzante 6-13. Giardino Danzante c'è un portiere varesotto, Matteo Vitali, che oltretutto è il portiere della nazionale FIS, e quindi gli facciamo tutti i nostri complimenti. Finiamo la carrellata con la Vedanese, che ha perso contro la Camper 8-3. Gli ultimi due risultati di questo girone sono San Siro Lombardia 1 8 a 6 e Master Team Little Boy Little Pub 3 a 3. La classifica vede ancora lanciatissimo San Siro, che però si sta facendo risucchiare un attimino dal Little Pub, 37 San Siro, 32 Little Pub, Cam 28, Giardino Danzante 28, Varese Academy 25. Questi sono i risultati di questa settimana. Per quanto concerne le partite di questo turno a venire, ricordiamo che si giocherà venerdì 16 alle 21:30, un po' per tutti. Carioca se la vedrà col Futsal Basiano, speriamo in un risultato positivo. Il Laveno se la vedrà nelle mura casalinghe con il Trezzano, Socerfa, infatti partita molto difficile anche questa. E terminiamo col Cardano 91, partita della settimana, derbissimo col King of Legnano. Questa partita tutta da godere, da andare a vedere e viversela fino in fondo. Bergamo, un turno facile con la Bocconi Sport, il Pavia contro il Segna. Diciamo che speriamo fino in fondo che l'Aveno, che tra le proprie mura ha un po' cambia pelle, possa portare a casa un risultato positivo, che possa, 3 punti importanti per la classifica, che ahimè in questo momento un po' piange. Per quanto concerne la C2 Girone A, questa settimana le nostre squadre sono impegnate, lo ricordiamo, derby tra Aurora Cantalupo e Socer Boys. Abbiamo Basilio Milano, Vanzago Calcio 5, Olmicesano, Axi Aurora, Ticinia, Varese Calcio 5, LS San Carlo, Dairagola Fortezza. Ecco, questa sicuramente è la partita clou di questa settimana, Dairagola Fortezza. Un derby piuttosto acceso, due squadre che si assomigliano parecchio. L'LS ha un turno abbastanza facile contro il San Carlo, idem la trasferta del Varese Calcio 5 contro il Ticinia. È una partita che non si può non portare a casa un risultato positivo. Olmi Cesano Axi Milano è un derby sempre a Milano, quindi non è un risultato scontatissimo. Idem per quanto concerne il derby tra Aurora Cantalupo e Socer Boys. Io vi saluto, amici sportivi del Calcio 5, e vi do appuntamento alla settimana prossima per l'ennesimo incontro di Quasi Gol. Ciao a tutti!